Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi chiamo Assassin's Creed Valhalla. Nello scorso episodio siamo arrivati qui ad Asgard e abbiamo incontrato personaggi fighissimi come Thor. Poi abbiamo incontrato Freya, il costruttore che ci sta preparando queste protezioni per il regno degli Jotun. Era così, Jotun. E ora dobbiamo parlare proprio con Freya, perché il costruttore ci farà questi scudi che ci proteggerà Asgard dal regno di Jotun, solo se ha la mano di Freya, cioè se si sposa con lei, o non ci farà mai questa protezione. Infatti, ecco, dobbiamo raggiungere gli altri dei che si trovano, credo, qui, sì. Mostrami ciò che ci attende. E il nostro cervo ci sta portando proprio da loro. Sempre se corre. Non so perché quando faccio il viaggio automatico non corre come corro quando lo manevro io. Quando lo maneggio io. Boh. Comunque tu scavalchi? No, non vuole scavalcare. Come dobbiamo raggiungere quella casetta? Dai, ti spezzo un pochino le gambe e non fa niente, cervo. Sicuramente questo cervo è un personaggio molto importante per la cultura norrena. Io, se ti spezzi le gambe non fa niente. Come lupo? No, il lupo, no. Guarda la stazza di questa magnifica creatura. Impressionante, vero? Occhi gelidi, zampe forti. Deve appartenere a una razza possente. Stolti! Il mese prossimo potrebbe inghiottire la luna se continuasse a crescere così. So a cosa pensi, Javi, ma questo lupo non è tuo nemico. Quando verrà il Ragnarok, i suoi segni appariranno chiari a tutti. Tyr, prendi parte ad un gioco di cui non conosci le regole. Potrebbe essere, ma correrò il rischio. Se ci sarà un prezzo da pagare, lo pagherò. Per ora sono gli Jotun a preoccuparci. Hai parlato con il costruttore? Il costruttore, sì. Dov'è Freya? Sta dando lezioni di strategia bellica a Thor. Una battaglia persa in partenza. Seguitemi dunque. Devo parlare a tutti voi. Secondo me Loki sa già del quello che succederà a noi in futuro. Ecco perché cerca tanto questo lupo. L'acqua sacra ne ha fatto buon uso. L'ha usata. La tua lingua è più restia del solito, Javi. È così. E lì in fondo. Secondo me lui sa se che quello ci ammazzerà sicuro. E spera di prendere il nostro posto, forse. Basta con questa stregoneria, donna. Indicami solo i nemici e io me ne occuperò. Javi, sembri turbato. Il costruttore mi ha mostrato la sua magia. Ha generato uno scudo in grado di consumare gli invasori. Ne faremo buon uso. Ma il tuo volto dice tutt'altro. Il suo prezzo è troppo alto. Che cosa vuole? Te. Te. Me. Ci ha preso per mercanti di schiavi. Gli farò schizzare le cervella fuori dalle orecchie. Calmiamoci tutti ora. Soppesiamola. Non pensarlo neanche. Cosa gli hai risposto? Gli ho detto che la scelta aspetta a te. E non hai rifiutato all'istante. Ho guadagnato tempo, ci sono cose più importanti. Il silenzio non è una promessa. Ho guadagnato del tempo, forse cambia idea. Boh. Sì. Ho eluso la sua domanda per guadagnare tempo, per poter trovare un'idea migliore. Un'idea che non preveda di vendere la tua regina, spero. Potrei prenderlo a pugni finché non lavorerà gratuitamente. Dovremmo considerare. Thor. Io non barotterò il mio corpo. Sarebbe la prima volta. Ecco. No. L'ho trovato. Schiaccerò con il mio martello i suoi gioielli di famiglia. Ci state tutti rimuginando troppo. Diamo al costruttore un compito impossibile e un termine di, diciamo, 9 giorni.
Quando fallirà, perché di certo fallirà, Freya sarà libera e noi finiremo il suo lavoro. Sì, lo dio degli inganno sempre. Con queste cose strategiche. Tu sottovaluti le persone di ingegno, signore della tempesta. Il costruttore è un uomo orgoglioso. Non si tirerà mai indietro di fronte a una sfida. L'idea non mi piace. Neanche a me, ma dobbiamo agire. Loki, va a parlare con il costruttore. Sarà fatto, signore delle rune. Sei alle prese con forze che non puoi controllare. Eri ansioso di concludere il patto. Noi siamo Aesir, lei una Vanir. Attenti, state lontani! Il lupo. Merda. Stai indietro! Ci penserò io! Che si è liberato dalla gabbia. Ma l'ha spaccata tutta la gabbia. Segui il lupo. Ah, sta lì in fondo. Proprio noi dobbiamo seguire il lupo. Ci sono 20.000 dei ad Asgard. Noi. Il dio delle rune, come ci abbiamo capito. Eccolo. Ma Ubisoft, perché le avete fatto volante il lupo? Mannaggia. Che cosa dobbiamo fare? Segui il cavallo. È fermo. Ma sei bloccato, ma dai. Ma ti puoi bloccare così, lupo? Buongiorno, lupo. Mi ammazzi? Non so neanche come sbaggarlo. Ma perché succede tutto a me? Mentre arriva una parte carina del gioco, si rompe il gioco, vabbè. Aspetta che si è mosso o no? Ricarichiamo il file. Carica. Salvataggio automatico alle 3:11, ok. Un minuto fa. Vediamo se si sbaga. Ma si può buggare. Ma porca. È uscito una settimana fa il gioco. No, di più di una settimana. Sì. 11 giorni fa. Ma ti puoi buggare così. Ubisoft, fate alcune patch. Ah, vero. Questi giorni ho potenziato lo scudo, adesso ha un'altra forma. Stai indietro! Ci penserò io! Ok, possiamo andare adesso. Ah, eccolo il lupo. Prima sarei andato dall'altro lato. Ok, se ne va sempre di qui. Non ti buggare, per favore. Non ti buggare. Chiama il cervo. E seguiamo questo lupo. No, non ti buggare. Ma fate largo, il lupo è mio. Pensavo si era buggato di nuovo. Dai, ma un bug così senza un motivo. Beh, non io ti sto seguendo. Lasciatelo a me. Però è un pochino lento come lupo. Ah, forse lui pensa. Ubisoft pensava che io me la facevo a piedi, no? Una persona piccola come me se la fa a piedi, sicuramente no. Eccolo. Il lupo della profezia. Sei la mia fine. No. Sei destinato a distruggermi. Ah, non mi fa niente. Io sono il defunto viandante. Lo spettro vivente. Vediamo. Io non posso morire. Ah, spettacolo. Ho fatto. Scopriremo cosa è più forte. O la mia volontà. Ha usato fossa questo lupo. Ma stiamo giocando dei Pokémon che usi fossa, lupo. Ok. Io voglio colpire ai punti deboli, ma non riesco. Aia. Ah, no. Sì, però se mi fai prendere un pochino di stamina e posso cominciare a schivare. Non è anche quella una brutta cosa, no? Sì, è questo lupo che usa fossa. No. Tanto fai 80 di danno. No. Ok, che io sono il dio delle rune, sono tipo roccia forse. No, basta. Basta parlare di Pokémon. Comunque, non ho mai visto un lupo scavare una fossa così in fretta. Vabbè che stiamo nel mondo dei dei. E già dovrebbero. Potremmo capire queste cose, però va bene. Copriamo un pochino di stamina. Dov'è adesso il lupo? Manca metà. Ah, stava dietro di me. Ok, io te. Cos'è successo? Ma
Se scendo dalla tana, è normale che se mi ha cacciato lui, mi ha fatto volare. No, lupo, no, non voglio rifare tutto da capo adesso. Aspettami, lupo. Non scappare, che tu mi hai buttato via. Ok. Forse ci dobbiamo allontanare, lupetto, da questo precipizio. Ok, ti ho tolto anche quell'altra barra di stamina, che se colpiamo ai punti deboli cade tutta questa, tre punti deboli. Ah, ma che... ma che sa... ma questo po... questo è veramente un po' come alla fine. Sta usando fango sberla. Io ti colpisco con l'arco, tanto fa... abbiamo capito che fa un botto di danni, anche se non ce l'abbiamo... non è così tanto potenziata, però a questi livelli. Tanto ho scoperto che Asgard basta livello 90. Noi siamo a livello 230, qualcosa del genere. Quanto da... e ti risparmierò. Farai lo stesso. Facciamo alla testa, vedete? Ah, questo mi piace. Ok, abbiamo ucciso. Dobbiamo confermare l'uccisione, sì. Ti avevo avvertito e guarda com'è finita. Avi, non farlo. Loki, sempre lui. Abbassa la tua ascia. Chi è? Le Norne? Che sta succedendo? Fatti da parte, Loki! Tu avevi giurato di non versare il mio sangue. Togliti di mezzo e non dovrò farlo. Il suo sangue è il mio sangue. Cosa? Cosa? Questo è mio figlio. In che senso? Bastardo! Tyr, hai già accudito il lupo. Tu sarai il suo custode. Portalo a Lyngby, legalo laggiù. Assicurati che non lasci l'isola. In che senso, suo figlio? Come... che sei inciulato una lupa? Loki! Parlerò con il nano Ivaldi. Gli chiederò una soluzione definitiva. Vieni qui, bello. Non è che... con me sei al sicuro. Abbine cura, giustiziere. Io sto a bocca aperta adesso, io non ho capito. Loki, la resa dei conti arriverà. Su questo io non ho alcun dubbio. Ora mi dispiace, mi sento in colpa. Vabbè che è un bravo stratega come ho detto tante volte in questi video. Però si vedeva che si preoccupava di questo lupo. E c'era un motivo. Io penso perché sapeva già quello che sarebbe accaduto a noi. Ma perché era suo figlio, ci sta. L'amore del padre. Dai, non posso... ok. I cieli si oscurano, è un cattivo presagio. Il mio compito impossibile si fa più urgente. Comunque ad Asgard si livella tantissimo, eh. Mi danno un botto di cose. Comunque qui abbiamo sbloccato non questa cosa, ma questo. E anche questo che è spettacolare. Questo mentre stai... no, non stai facendo niente e saccheggi le persone o i forzieti, da adrenalina, quindi top. E questo non si spezzano le frecce, top del top. Comunque cominciamo qui, via del lupo, che ci fanno molti upgrade. E ora dovremmo andare a stringere un legame. Dov'è questa missione? Ho preso un botto di frecce, non so da dove. Ah, qui vicino, ok. Spero qui vicino. Comunque, vedete,
Non sono scontati quelli dell'Ubisoft, io lo dirò sempre. E sono fiero di dirlo. Alcuni non piace perché sono buggati a merda i giochi di Ubisoft. Come abbiamo visto prima che il lupo si è bloccato a mezz'aria senza un motivo logico, ma... è bello anche questo dei giochi di Ubisoft. Non sono fatti bene i giochi, ma sono fatti anche male contemporaneamente, quindi... top! Prendiamo il cielo qui, che la strada è ancora parecchio lunga. Io ho detto ai miei amici quando ho comprato Assassin's Creed Valhalla, io ho detto, io non voglio giocarlo perché ho voglia di giocare Assassin's Creed, perché me ne sono giocati tutti. No, io lo voglio rompere perché voglio battere il record di Rogue. Non sono riuscito a romperlo così facilmente perché Assassin's Creed Rogue l'ho spaccato in manco 5 minuti di gaming. Il primo punto di sincronizzazione l'ho rotto, sono morto cadendo dal punto di sincronizzazione senza un motivo. No, in realtà il motivo c'era perché mi ero collegato senza un ho spinto Liam e ci siamo collegati in una catena invisibile. Lui aveva fatto il salto della fede e mi ha accompagnato lui, anche se io stavo facendo ancora il punto di sincronizzazione. Eccolo. Questa piaga ambulante che non può essere. Ero solo curioso, nano. Non intendevo offenderti. La mia è pura sete di sapere. I nani non elargiscono doni. Mi scuso per l'intrusione, Mastro Fabbro. Ti lascio al tuo lavoro. Bene. Cosa posso forgiare per te, Supremo? Braga senza fondo per poter andarti corpo in battaglia. Ma... cosa vuole il costruttore? Cos'è la magia di... dell'Ungr? I nani sopravvivono a Ragnarok? No, cosa voleva il costruttore? Cosa parlavi con il costruttore? Avi, mio buon carceriere, sai bene che i nani non elargiscono doni. Se vuoi una risposta alla tua domanda, dovrai darmi qualcosa in cambio. Che cosa vuoi? Che cosa? Un mistero di cui solo tu sei a conoscenza, veggente. Così che io possa condividere con te uno dei segreti del mondo. I destrieri tirano il sole e la luna, sì, Apollo. Le ali di un'aquila creano i venti. Gli uomini sopravviveranno a Ragnarok. Questa sarà una scelta molto carina da scegliere. Perché secondo me accadrà qualcosa in futuro che ci salva o ci userà contro. Io vorrei questo. Perché questo si sa che Apollo trascina il sole, però Apollo nella cultura greca, se non mi sbaglio, le ali di un'aquila creano i venti, non lo sapevo. Gli umani sopravvivranno al Ragnarok, rifugiandosi nella foresta di Hodmimir, nutrendosi di rugiada, fino a generare nuove stirpi. La razza umana è davvero vigorosa. Molto più di quanto vogliamo ammettere. Siamo tosti noi umani. Allora, mi hai chiesto cosa volesse quel sacco di frattaglie. Voleva sapere gli effetti della magia sul tuo spirito. E perché mai il costruttore è interessato al mio spirito? Non solo al tuo, Avi, a quello degli dei. Sia Aesir che Vanir. Gli ho detto di portare il suo culo altrove. Se hai soddisfatto la tua curiosità, levati dai piedi e lasciami lavorare. Ho un'ultima richiesta. Puoi forgiarmi una catena indistruttibile? Diffida delle catene. Basta un solo anello debole e sono inutili. Ti forgerò una corda che nemmeno Thor potrebbe spezzare. Dovrà soggiogare una bestia molto potente. Riverserò il mio sudore nella corda, Avi. Sarà infusa della mia arte e della mia conoscenza. E io che cosa avrò in cambio? La mia gratitudine, la tua libertà. La libertà un pochino... sì, tanto se moriamo. Però la tua libertà è un po' troppo. Non credo che sia un prigioniero questo nano. Perché mi ricordo che i nani erano molto devoti ad Asgard. Infatti, nello scorso episodio ho detto una cavolata sul fatto che il costruttore ha costruito, vabbè, gioco di parole, il martello di Thor. Infatti sono stati i nani ad
costruire sia il martello che successivamente l'ascia, sempre nel mondo Marvel. La mia gratitudine. Conoscenza e ospitalità. Che altro può servirti? È impossibile contrattare con chi ti tiene per le palle. Puoi sempre tornare nella Terra del Fuoco, Ivaldi, e morire come i tuoi fratelli, arrostito su uno spiedo. A questo punto volevo dargli la libertà, mi dispiace. Per forgiarla serviranno ingredienti straordinari. Cosa vuoi? Dimmeli. Ecco una lista. Ho già un tendine di orso, un alito di pesce, passo di gatto e radice di montagna. E dove posso trovarli? E cosa cazzo ne so? Nice. Segui gli indovinelli. Non ho tempo per gli indovinelli, nano. Quegli indovinelli sono antichi quanto il mondo. Sono stati tramandati da Nihi e Niti a Nordri e Sudri, Austri e Vestri, Altiof. Ho capito. Tornerò al più presto. Infatti, io ho esplorato, credo, tutta la mappa. Ma basta, non ho chiesto la storia di Asgard. Recupera le radici. Andiamo a missioni. E dove stanno queste cose? Mondo, vediamo dove è il gatto. Non me lo dice. Indovinelli di Valdi sono ok. No, i indovinelli sono una capra negli indovinelli. A cui abbiamo il salmone. Ma dove stanno? Ah, ecco. Nota il gatto del passo. Solo per portare dalla grande sala norrena, una gatta dorata siede paziente contemplando le altre torri. Se viene trovata scapperà, ma seguila senza paura. Guarda, balza e scendi. Quando ti condurrà verso la fine potrebbe toccare furtivamente il terreno. Atterra anche tu e ruba in fretta il rumore. Il rumore. Allora, la sala dovrebbe stare qui, forgia. Dov'è la sala? Dovrebbe stare qui. Infatti, facciamo viaggio rapido, facciamo il salto della fede. E troviamo questo gatto dorato. Chissà dove sta questo gatto dorato. Credo che ci faranno usare lo Sinin. Gatto dorato. Gatto. Vediamo se sta qui. No, avi. Io qui. No, il cappuccio. No. Togli il cappuccio. Vediamo, qui non c'è niente. Però qui non siamo alla sala. È giù. La sala dei dei. Dove siamo arrivati proprio il primo episodio in cui abbiamo raggiunto Asgard. Nello scorso. Dov'era qui? La sala dei dei. Dov'è il gatto dorato? Gatto dorato. No, quello è un'aquila, un corvo, qualcosa. Dov'è il gatto dorato? Vediamo, siamo Sinin. Sinin. Ah, me lo dici tu. È qui sopra. Avevo detto che dovevamo utilizzare Sinin, meno male. Queste meccaniche l'hanno lasciate, quelle di Ubisoft. Perché questo gioco Sinin è inutile. Icaro di Assassin's Creed Odyssey faceva un botto di cose. Sinin è inutile. Forse sbloccherà alcune abilità successivamente, come ha fatto Icaro. Vedi, vecchia amica. Dov'è? Ah, qui. Dice che sta qui. Io non lo vedo, però, questo gatto. Il gioco mi dice vai qua. Vai, Sinin. Ah, qui sotto dovrebbe stare. Ok. No, quindi non è servito niente salire. Però io sono venuto qui, non c'è nessun gatto. O sbaglio? Non è che questo è un gatto? No, è un... credo che sia un deo. Un dio. Non lo vedo. Dov'è gatto? Bello che Sinin mi dice. Vola su queste terre, amica mia.
che si trova qui. Eccolo, l'ho visto. Gatto dorato. Si trova qui sopra. Ecco perché non lo vedevo. Stava sulla torre, su questo pilastro. Una delle statue di Freya. Chi ti ha messo questo gattino? Scendi. Eccolo. Dunque è così. Fa strada, agile. Ok. Non lo sto vedendo, ho detto, dove l'hanno messo questo gatto, mo? Sì, ok, dobbiamo raggiungere questa cosa. Mamma mia, 7 secoli e non avevo capito neanche che era lì sopra. Bello, sicuramente l'avrò cliccato 7000 volte sopra. No, no, no. Grande, ho sbagliato il tempo. Ora dov'è? O dobbiamo rifare tutto a capo, perché se non mi sbaglio ho detto che non dovevamo toccare terra. No, sta lì. Vieni qui, gattino. Gattino, dove sei? Ah, lì sopra. Dobbiamo andare giù. No. Stai qui su. Adesso dobbiamo scendere, eh? Bravo, gattino coccoloso. Non posso far altro che preso. Catturare un suono, incredibile. Ah, vedi un gatto che sta qui? C'era veramente un gatto. No, non lo uccidiamo perché poi Freya si arrabbia. L'altro dove si trova? Perché noi abbiamo letto solo uno. Racchiuso nella roccia della vetta più alta di Asgard, un Save giace nella fredda morsa di Ymir. E scaldato, portalo nell'acqua. Non ho capito. Forse si trova qui. Vediamo. Indovinare di Ivaldi. Vediamo se si trova qui. Usiamo subito Sinin. Ah, come se avete notato, io ho preso quasi tutte le cose, tutte le ricchezze, tutti i misteri. Manca un mistero. In cui. Che è questo. Che mi richiede 30 lacrime di Ymir. Che sono queste ricchezze. Qua mi serve una chiave. Qui non c'è lo scrigno. Non so se è sbuggato pure lì. Ok. Sì, i miei occhi. Dovrebbe stare qui. Dove? Mannaggia. Sembra essere. Ah, eccolo. Ecco il seme. Racchiuso nella roccia della montagna. Sì, sì. Serve del calore per estrarlo. Calore, dove lo mettiamo? Non è che non era prendi in quel senso. Me lo metto in tasca come ho fatto col suono del gatto. Ma era una cosa proprio da raccogliere, che era una roccia. Un momento, se è così. Infatti sta ancora lì. Poi dobbiamo buttare in acqua. No, non mi fa interagire. Vecchio osso. Non è che se è buggato di nuovo mi arrabbio oggi. Inventario qua. Vedete? Riscaldo portando nell'acqua. E da un vecchio osso nascerà una nuova vita. A parte che io non ce l'ho questa cosa che è. Quest'osso. Sì, sono stupido. Riscalda in senso fare così. Far bruciare la paglia. E poi lo dobbiamo buttare in acqua. Ecco in che senso riscaldare in acqua. Ora non brucia. E non brucia. Perché non bruci? Un momento. Io ho appena visto un video in cui questo buttava il fuoco. Spero che non si sia buggato di nuovo. E oramai ho paura che si bughi. Ah, no, raccogli la torcia. Ma lui. Mannaggia.
Il seme non metterà radici finché non lo immergerò nell'acqua. Ok, lo devo buttare raccogli. Devo buttare la torcia sopra, ok. Quindi adesso dove dobbiamo andare? Perché non credo che mi faccia fare il salto della fede. Ah, lì c'è un bellissimo lago, lo buttiamo. Devo recuperare la radice per Ivan. Ok, era una cavolata. Devo recuperare la radice per Ivan prima che attecchisca. Era una cavolata da fare. Cosa saprai farne, Ivan? Sono stupido io. Perché io l'ho buttata la torcia, ma no, non ha fatto quel suo lavoro. La devo buttare proprio sopra. Quello là, quello che ho visto il video, l'ha buttata, ha preso fuoco la paglia e poi ha fatto quella scenetta. Adesso lo devo buttare in acqua. A me no, a me la paglia è subito si è spenta e non ha fatto niente. Va bene, solo a me questi bug. Ora dobbiamo ritornare dai Valdi. Che ancora mi sta dispiacendo tanto. Volevo dargli la libertà. Perché non pensavo fosse un prigioniero ad Asgard. E invece sì. Qui c'è sempre questa animazione bellissima. Mi piace un botto. Peccato che non sono. Non è mai. Non è così quando faccio ogni salto della fede. Lo fa solo lì. Peccato proprio. Tanto. Qui. Giù. Qui dovrebbe stare i Valdi. Credo che dobbiamo scendere giù, però vediamo se sta qui, se non sta. Scendiamo. Ah no, dobbiamo scendere, basta. Che cosa sta qua? Ah, c'è la forgia. I Valdi, ok. Portalo. Sì, ho preso tutto. Ho trovato sì. Tutto quello che mi hai chiesto. Quando finirai la tua corda indistruttibile? Non appena lo vorrà lei stessa. Non puoi affrettare questo genere di magia. Fluisce secondo ritmi propri. Chiamami quando sarà pronta. Comunque, dopo che abbiamo parlato di Ugr, un mio cugino di passaggio mi ha raccontato una storia. Non credo nelle coincidenze. Considerala un regalo. Cosa ti ha detto? Che il marito di sua sorella, Borin, ha bevuto dell'idromele di Jotunheim. E il suo Ugr è finito in una capra. Lo spirito di un nano nel corpo di una capra. Cosa? E pensa, sua sorella non se n'era neanche accorta. Havi! Che c'è, Freya? Non voglio saperne niente. La torre è quasi finita. Non angosciarti, il tempo scadrà presto. Non abbastanza. Mi sento nella morsa di una trappola in procinto di chiudersi. Riconoscere di essere in una trappola è il primo passo per uscirne. Non ti importa che io vada in sposa a questo costruttore, vero? Mi importa dalla mia regina. Non c'è di che preoccuparsi. Non ci sarà alcun matrimonio. Mi importa dalla regina di Asgard, la custode di Folkvangr, la guida dei caduti. Certo che mi Infatti. Importa. Occhiolino, occhiolino. Come se io fossi una sorta di tesoro da barattare. Ho sbagliato ad usarti in quel modo. Affronterò il costruttore e gli caverò fuori la verità. Delle scuse deboli, ma per il momento basteranno. Quando avrai finito con il costruttore, volgi la tua lancia verso Loki. Continua a trascinarci sempre più a fondo in questa faccenda. Se Loki trama qualcosa, mi assicurerò che sia punito. Patto di sangue o meno. Ok, stringi un legame. Completata. Ora dovremmo fare un'altra. La grande fine. Però questo lo vedremo nel prossimo episodio. Se vi sta piacendo questa serie, mettete un grandissimo mi piace, condividetela, accendete la campanellina per non perdere altri video. Bella.